Torniamo su Lego Fortnite. Domani tecnicamente vorrei fare un video. C'è un problema. Mi manca una cosa fondamentale per fare un upgrade. Adesso vi faccio vedere. Quindi, anzi no, non vi faccio vedere una sega perché ho sloggato lontanissimo, mi sa. Quindi, l'idea è di fare una piccola sessione di farming nella speranza di trovare questo oggetto, che è il cor lucente. Perché il cor lucente? Perché ne ho 14 pezzi, ma per fare quello che devo fare, apparentemente me ne servono, indovinate quanti? 15. Ma si dà il caso che il materiale sembra essere molto raro. Infatti non l'ho più trovato. Oggi ci ho un po' giocato a Lego Fortnite da solo, pomeriggio. Perché sto messaggio Lollolacus dice che sei il GOAT? Ma così molto random. Beh, grazie al buon Lollo, che ancora non sono riuscito a sentire di persona nonostante tutto questo tempo. Ho giocato un po' da solo, dicevo, pomeriggio, per raccogliere un po' di cose. E sono tornato nella caverna, eccola. Dove abbiamo trovato i materiali nuovi. Ho trovato altri materiali, ma non ho più trovato il cor lucente. Il problema è che girando il deserto non ho trovato altre caverne desertiche. Cioè, è una merda. Queste qui sono al limite, sono della pianura. Qui c'è l'unica buona che ho trovato, che poi sfocia in questa qui. Potrei provare a esplorare a nord, oppure potrei provare a cercare un altro deserto altrove, non lo so. Che poi non ho esplorato tantissimo a vedere così. Beh, ma guardate quanto deserto ho percorso. E sarà anche comune il cor lucente. Io non lo trovo, ragazzi. Non lo trovo. Quindi adesso torniamo per la mia terza volta in questa caverna. Diamo un'occhiata per cercare il maledetto cor lucente. Avevo finito la stamina. Cioè, io ho rischiato così di morire. Mi stai dicendo? Ok. C'è un ponte, ma usiamo il ponte, dai, non facciamo gli stronzi. Quindi, l'unica caverna buona che ho è qui da qualche parte. Poi torniamo a casa, anche se siamo un po' lontani, e vi faccio vedere, se tutto va bene, una novità. Ho creato una nuova stanza oggi. Non ci giocavo seriamente da un po' a Lego Fortnite, oggi mi sono proprio scimmiato. Scendere più in profondità nelle caverne, sono arrivato al limite della caverna, l'ho vista tutta praticamente. Bene, grazie. Questo danno gratuito. Cioè, più in profondità di così, non, letteralmente non potevo scendere. Immagino quanto ti sia divertito posizionare le casse. Ah, è vero che ero su Discord e c'eri anche tu. Sì, diciamo che era su Discord con me sto pomeriggio, mentre cercavo di incastrare i pezzi della casa. Mi ha sentito esprimere dei concetti davvero, davvero degni del maligno. Cose irripetibili, ho detto. Non mi ricordo esattamente la frase quando stavo scrivendo con le casse, ma penso fosse molto grave quello che ho detto. Allora, raccogliamo un po' di legno che non sia mai potrebbe servirci. Soffro il caldo, ma avendo questo amulettino bello bellino, lo soffriamo un po' meno. E il livello era davvero, era tosto. Ve l'ho detto, era davvero molto grave. Non possiamo ripetere quello che è stato detto.
Allora, iniziamo così. Questo è rame. E quello è corlucente. E questo è corlucente, ragazzi. No. Godo! Ma oggi non l'ho visto. Ma allora si gode, l'abbiamo già trovato, a posto. Ho il video di domani salvo. Cioè, ma vedete dove spona sto bastardo? Mi spona di fianco alle pozze di lava. Questo non è corlucente, però. Oh sì. No, non è corlucente. Che è? È corlucente. Vabbè, ragazzi, easy. Cioè, effettivamente era semplice. Anche questo è corlucente. Praticamente spona proprio a ridosso delle pozze. Ma, allora, oggi io l'ho guardata abbastanza bene la caverna, credo. Però non mi ero perso tutti sti pezzi. Tra l'altro, da quello che so, questo è una sorta di redstone del gioco. Infatti permette di alimentare... Aiuto. Permette di alimentare le varie lampadine che possiamo creare. Adesso cerchiamo di non fare pirlate ulteriormente. Vai. No, eh. Paurissima di questa cosa, ma... Vai! Ok. Purtroppo ci sono tutti gli scheletri stronzi qua. Diciamo che faccio banana. Il fatto che ne serva un sacco lo sospettavo e mi preoccupa alquanto, perché come vedete non ce n'è molto. Bastardi! Allora, bisogna non essere avidi, bisogna essere, usare la testa in queste situazioni. Ovvero c'è lui! Aspetta! Ne avevo trovato già uno oggi. Lo prendiamo subito il secondo. Si gode. Si gode tantissimo per sta trovata. Anche questo è corlucente, quindi. Eh sì. Vabbè, ragazzi, allora sono stato un pirla io, perché io pensavo che non ce ne fosse. Ma vai a fare in mona, vai. Vieni giù un po'. No. No. Maledetto. Godo. Dai, bananina, fai il tuo. Lavora anche te. Dai, posso far tutto io. Ci muoio qui. Vai, allora. Questo so che non è il top, ma lo teniamo per la saturazione. Ok. Forse mi lasciano fare ora. Questo è rubino. Anche questo l'ho scoperto oggi, il rubino. L'ultima volta che ero venuto qui in video, cioè l'unica, la prima. Ma vai a cagare, vai. Ero abbastanza di fretta, quindi non ho visto un sacco di cose, ma questa volta cerchiamo di recuperare tutto. E lì è sparato un altro di quei cose esplosivi. Per cui tocca per forza andare a prenderlo. Mangiate il panino. Se mi lasciano fare.
Questo panino mi dà resistenza dal freddo, non c'entra niente, ma ripeto, per la saturazione ce lo facciamo andare bene. Tu, fuori. Ok. Non rompete. Di qua cosa c'è? Ah, di qua continuava. Porca, e allora potrebbe esserci roba interessante. Però sto rischiando davvero tanto. Sto rischiando... Guarda quanto corlucente! No, ragazzi, sto rischiando troppo. Me ne vado, per ora me ne vado. Ho quello che mi serve, è inutile esagerare. Via. Bene. Da che non l'avevo, 56 pezzi extra, 2 nuclei esplosivi. Questo è tutto materiale raro, come il rubino. Ottimo. Quindi, la grotta, ricordiamoci che contiene altro materiale. C'è altro materiale utile volendo tornare in futuro a prendere altro. A volte ci sono delle pareti con delle fratture, nascondono un sacco di materiali. Non conosco ancora così a fondo il gioco. Sto giocando con molta calma in realtà. Allora, adesso però vorrei sopravvivere, se possibile. Questi lupi sembrano intenzionati a non farmi sopravvivere. Ma bananita di merda, ma mi vuoi venire ad aiutare, santo cielo? Dove sei? Cioè, bananita esiste solo per impedire ai mob di targettarmi? Vai, combatti il lupo, combatti il lupo! Fai qualcosa, santo cielo! E niente, è morto ancora. Non ce la può fare. Alcune mappe non vengono segnate in mappa, penso sia un bug. Ecco, questo è un dubbio che avevo, pensavo che le grotte nel deserto non venissero segnate proprio. Però se mi dici che c'è letteralmente un bug, allora da una parte si può spiegare il fatto che io non abbia trovato grotte a parte quella lì, in tutto il deserto, il che è molto strano. E dall'altra parte è preoccupante, perché io come faccio a sapere dove stanno se non me le segni? Cioè, ad occhio non è proprio facile. Ma mangiamo un po'. E poi si plana. Il deltaplano comunque mi ha velocizzato davvero di tanto l'esplorazione di questi posti. Cioè, guardate quanto... Quanto risparmio solamente a salire e fare così. Sia in termini di tempo che di sicurezza, se vogliamo. Ecco qua, magari non buttiamoci. Non è come Minecraft con le coordinate. Le coordinate ci sono in realtà, sono in basso. Ci sono delle scrittine con le coordinate, c'è anche il seed del mondo. Tra l'altro non so perché le mostrino lì e tu sia obbligato a mostrarle. Questa cosa non l'ho capita. Perché così, ad esempio, il seed del mio mondo non è segreto. Cioè, è messo lì in bella vista. Non mi interessa tenerlo segreto, per carità. Però se uno lo volesse avere segreto, boh, si attacca. Che vuol dire che i seed sono limitati, scusami? Non sono infiniti. Però saranno in quantità alte. Spero. Vabbè, sono piombato sul lupo. Nulla.
Vediamo se la direzione è giusta. Eh sì, dobbiamo girare tutta la costa ancora. C'è il numero quando si crea un nuovo mondo. Che senso? Ah beh, che... mi hai messo una cifra gigantesca. Quanti zeri saranno? Sono... sono tipo un miliardo di miliardo? Sono tanti. Sai così. Cioè, anche i seed di Minecraft no, allora non sono infiniti, però sono un numero così elevato che praticamente si può anche dire infinito. Ah, pensavo che lo dicessi perché magari erano molto limitati, però sono così tanti sti cazzi. Allora, bene, ci stiamo avvicinando molto. Che poi il problema della mia mappa è che la caverna buona è lontana, però sembra ancora di più perché c'è poi in mezzo tutto l'oceano. Quindi quello è un bel problema. Che materiali farmo? In realtà, intanto questa è una base che avevo creato provvisoria, lol. In realtà ho già farmato e stiamo tornando a casa attualmente. Quello che dovremmo fare sarebbe mettere a lavoro un po' i villager a sto punto. Che poi i villager del villaggio, chiaramente si chiamano villager da qualche parte stanno, loro fanno una serie di task. Puoi chiedergli di raccogliere materiali, di farmare legna per te, la pietra, il cibo... E a volte sono molto utili, però mi chiedo, all'inizio chiaramente non mi potevano trovare delle cose, dei materiali elevati, perché ero all'inizio del gioco appunto. Poi sbloccandoli ad esempio mi hanno iniziato a portare cose di legno torto. Come funziona? Cioè più vado avanti più farmano anche materiali rari. Quindi potenzialmente ora me lo trovano il legno flesso. Non lo so. Che poi il legno flesso è anche semplice da trovare, basta che vai nel deserto è pieno. Legno torto è un problema, perché devi andare per forza in ste cazzo di caverne. C'è scritto nella cittadella quella dove fai gli upgrade. E dobbiamo farci caso allora. Ah, eccolo laggiù. Il mio povero villaggio. Non so perché è povero. In realtà se la passano molto bene. Scusate, la mia passione è uccidere le pecore. Troppo divertente. Questo? Ste casse sembrano una figata ogni volta che le trovi, poi non c'è dentro mai una sega. Vabbè, spago. Toh, prendi lo spago, va. La farina. Grano. Il deltaplano lo attivi con spazio. Quando stai droppando, premi spazio e si attiva. Ma consuma la stamina, quindi bisogna avere stamina. Altrimenti non si attiva neanche. Eccoci, siamo tornati. Allora. Bevo un sorsino d'acqua, poi vi spiego cosa ho fatto. Signora banana. Ogni volta che ce l'ho in mezzo mi dà fastidio, però come potrei fare senza di lui oramai? Questa è la mia casetta. Come vedete, ho costruito un nuovo pezzo. Questo pezzone qui è fresco di oggi.
E che cos'è? A parte che gli dà una forma un po' più graziosa, effettivamente. È un allargamento del piano terra che serve unicamente a contenere le chest. Quindi ho fatto tipo un magazzino con queste quattro. Altre chest qui. Abbiamo gli scaffali che avevamo già fatto. E poi ho messo anche dei mega mobiloni, degli armadi. E qui ho tutti i miei materiali utili che serviranno poi per fare gli upgrade. Ma questa non si può mischiare. Allora, mettiamo il rubino. Core lucente. Il nucleo. Direi che non siamo messi male. Quindi domani abbiamo un bel po' di cose da utilizzare per fare i vari update. E poi finalmente potrò anche pensare di utilizzare un po' di core lucente. Tanto qua cose. Di core lucente per fare delle luci serie. Tipo queste. Vedete, ogni luce usa il core lucente. Se no, c'è solamente questa che però fa un po' cacare come luce. Quindi, potremo sicuramente creare il... Beh, il tavolo delle essenze sì. Il tavolo delle essenze lo potevo già fare, probabilmente. Mi mancava l'ambra che ho recuperato, eccolo qua. Poi faremo il crogiolo per metalli, che richiede 3 nuclei esplosivi, peraltro. Io pensavo uno. Meno male che ne ho presi altri 2 adesso. Pensavo uno ne servisse. Non è che serviva qua. No? Ah, che culo! Ne ho esattamente 3. Si gode. Cioè, ero convinto ne bastasse uno. Avrei fatto un fail incredibile. E poi vabbè, sì, mi mancherebbe lo spremitore, però beh, questa è una cosa un po' secondaria. E beh, sì, per ora. Poi li recupereremo di nuovo sicuramente. E tra l'altro, guardalo qui. Amuleto del fuoco interno. Aumenta la resistenza alle basse temperature. Resta il calduccio. E questo servirà poi per la progressione, ovviamente. 8 corruscenti, filo di lana, rubino e altri 3 nuclei. E vabbè, li cercheremo. E l'aggiornamento del banco della creazione a livello epico, che richiede lingotti di rame, quindi devo smeltare la squama di brutto che avevamo già preso. Bene, quindi direi che abbiamo tutto l'occorrente per ora. Io avevo raccolto anche del marmo, se non ricordo male. Ne ho 5 qui. E chissà dove minchia sta il resto. Ovviamente non ho ancora organizzato un bel niente qua. Per ora droppiamo tutto a muzzo. Ok. Eccolo il marmo. Ho preso del marmo che ci serve appunto per lo spremitore 8 lastre. E poi mi serve per il centro città. Trenta? Minchia? Che palle! Ce li ho 30. Adesso vediamo se ce li abbiamo. Poi per quanto riguarda la raccolta, produrranno più tipo di legno. Migliora le ricompense. Vabbè, questi ce li abbiamo già tutti. Quindi all'8 sblocco parti a Bizzef. 2 nuove ricompense da usare per costruire. Tra l'altro il fatto che questo è un villaggio delle praterie. Bisognerà provare a fare villaggi di... da altre parti. Vai e recupera. A livello 9 i personaggi possono recuperare risorse da altri biomi. Questo è quello che ci serve. Tra l'altro, per ora io ho 3 villaggeri. Ma teoricamente ne potrei... Non ne posso ospitare un quarto, no. Che sbatto.
Vediamo, tu non stai facendo una sega. Ah, perché tu sei nuova. Vieni a vivere nel mio villaggio, mi dirà di no. Non ha ciò di cui ho bisogno. Vai a fare in culo, allora. Questo è il trattamento che darei nel mio villaggio. Vuoi stare con noi? No, vai a cagare, allora, vattene. Vai, ottieni assi, ottieni verghe. Grazie. E niente, torna a fare il tuo. Rapace, dove minchia sei? Salve. Piante rampicanti, granito, piuma, lana, seta, terreno, fertilizzante. Tu sei andato in giro a raccoglierti la merda. Sei un grande, praticamente. E teoricamente, però, dovrei avere un altro cittadino o cittadina. Dov'è la bistecca? Puoi dare come lavoro ai personaggi di usare lo spaccapietre. Ti porta le lastre di marmo. Potrebbe essere una soluzione, sai. Giovanna che fine ha fatto? Ragazzi, Giovanna non lo so che fine ha fatto. Giovanna dovrebbe esserci. Però un giorno è sparita. Ma non ho mai capito se è un bug, se è una cosa di gioco che a un certo punto se ne va. E fatto sta che Giovanna non c'è più. Io non lo so davvero. Peraltro io non mi ricordo neanche chi vive nel mio villaggio. Sky, Aura e Rapace, giusto? Quindi manca Sky, che non si sa dove minchia sta. So io dove sono andate Sky e Giovanna. Questi non c'hanno voglia di lavorare, vogliono il reddito. Vogliono vivere qui, mangiare e non fare una sega. Non hanno capito un cazzo. Io mica sono il governo italiano. Eccoti. Vai. Il lavoro nobilita l'uomo e la donna. Cosa mi porti? Ah, tu non stavi lavorando. Lei non lavorava. Fondi metallo, raccogli gemme. Raccogli gemme, vediamo cosa fai. Sono curioso. Fondi metallo no, perché non abbiamo ancora la tavola, quindi mi avrebbe rifiutato, credo. Allora, cerchiamo un attimo di capire invece per il marmo come siamo messi. Allora, ho questo. Sono 5. Ah, siamo messi male. Sbat. Sbattina. Taglia gemme vuoto. Allora, noi se vogliamo fare questo, sono 8 lastre più il miglioramento del villaggio, non ci bastano. Quindi intanto... Aspetta, il villaggio richiedeva le lastre? O richiedeva il marmo base? Lastre. Allora mettiamole tutte a lavorare. Queste qui. E sì, noi dobbiamo andare a cercare le maledette lastre. Peraltro, prendiamo i log e facciamoci un po' di frecce. Cioè, il marmo, non le lastre, non so.
Quindi, l'ultima cosa che ci serve è questo marmo. C'è una caverna qui. Ottimo, direi, è vicinissima. Andiamo, nella prateria va più che bene, dato che noi abbiamo bisogno di un materiale base alla fine. Quindi andiamo a vedere. A volte quando vuoi dare le mansioni, alcune mansioni non ci sono. Dopo 2 minuti c'è di nuovo. Boh, forse non sempre si sentono portati o vogliosi di fare alcune mansioni. Potrebbe essere una cosa del genere. Ok, la caverna è qua. Eccola. Oh, boh, magari ci sono dei PNG che non hanno la predisposizione a fare certe mansioni e ci sono quelli che le fanno tutte. Magari c'è una sorta anche di ragionamento di questo tipo da fare. Ok, lì c'è già tutto il marmo che vogliamo. Tocca fare una scaletta prima. Oddio, io non direi che è una meccanica fastidiosa. Se è una cosa voluta per far sì che tu possa trovare il PNG giusto, cambiarlo, aggiornare il villaggio anche da questo punto di vista, perché no? Diventa un po' una roba alla Animal Crossing. Sirenena, grazie dei 15 mesi. Finalmente riesco a seguire una live anche da oltreoceano. Come va? Tu sei a San Francisco, giusto? Ricordo bene. Dove adesso sarà prestissimo. No? Ma perché mi scrivi Micipuz sei nabbo? Ma tuo padre è nabbo! Cretino! Ma che vuol dire? Cazzo di bambini. Beh, nabbo di che? Sto raccogliendo il marmo mentre chiacchieriamo. Che cazzo di abilità devo mettere in gioco? Conviene usare le scale con la piattaforma in miniera. Sì, hai ragione. Ah, magari sono nabbo per quello. Sì, effettivamente costano anche uguali. Adesso mi serve una roba. Tipo così. Non ci arrivo lo stesso. Ecco, questa cosa mi dà un botto fastidio quando accade. Io sto mirando verso l'alto, mi distrugge le scale che sono sotto, non ha senso. Allora, San Francisco, non troppo presto, sono le 14:03, 9 ore prima. Però, dai, che strano pensarci. Si è rotto tutto un po' prima del tempo, però. Io volevo un attimo finire, sai com'è? Di raccogliere i materiali. Andiamo. 42 sono già abbastanza, in realtà, però cercheremo altri. Grazie Ilenia dei 14 mesi, bentornata. Ah, il personaggio può distruggere una cosa che hai sfiorato per sbaglio e distruggertela. Questo non mi è mai capitato, ma deve essere molto odioso effettivamente.
comunque, ragazzi, io direi che già questo materiale ci basta. Magari prendiamo anche un po' di nodo torto. Ecco, devo dire che Lego Fortnite lo trovo molto divertente. Il ma che sto per mettere è il fatto che, arrivati a questo punto del gioco, mi sono trovato... Che succede? Si è buggato uno scheletro. Mi sono trovato bloccato dal fatto che non avevo abbastanza materiali, ed erano i materiali che avevo già sbloccato comunque. E quindi sono stato costretto un po' a tornare indietro oggi a farmare, a raccogliere altre cose. E ho aspettato un attimo a farlo perché sinceramente non mi andava proprio all'inizio. Poi oggi ho detto, ciao, che facciamo sto pomeriggio? Ho dato un po' la lista di cose da fare, avevo farming su Lego Fortnite, ho detto, ma sì, dai. Allora, marmo, mi sa che siamo messi bene. Più di 100 ne ho. Io a sto punto direi che possiamo romperci il piccone senza problemi. Per un po' non ci pensiamo. Quello è troppo in alto, non lo sbatta. Prendiamo questo. Il farming non è che è un po' lento. Il fatto è che... cioè, non hai le cose tutte vicine, ovviamente, quindi magari ti ritrovi a dover prendere appunto il legno flesso, che sta in superficie. Una volta che hai sbloccato la pala, sei a posto. E però ti devi fare i tuoi ben 5 minuti di camminata per raggiungere il deserto. Poi, comunque, i materiali vanno via in fretta. Soprattutto a buildare è una roba impressionante. Forse il vantaggio di Minecraft a cui siamo abituati in questo caso è il fatto che tutto il mondo è un materiale utilizzabile, quindi è più facile reperire le cose. Banana, puoi andare a menare lo scheletro che ci sta tirando i sassi? Sarebbe molto interessante, sai. Ok, piccone rotto. Questo segna la fine del nostro farming di marmo. Dai, su, ci penso io. C'è un bug per riparare gli attrezzi. Di nuovo? Un altro? Oggi Banana non si sente bene di fare il suo lavoro di sacco tirapugni. Vabbè, come dargli torto. D'altronde. Ah, se ci fosse un nuovo bug per riparare gli attrezzi, ne abuserei senza troppi patemi. Sapevo quello che li duplica addirittura. Ma quello delle ceste l'hanno risolto. Lo hanno fissato in un botto, purtroppo. Senta, signor Banana, io qua ho quasi fatto, Guarda, arriviamo a una sessantina di legno e poi possiamo andare. P
Però io non ho ancora sbloccato le infusioni. Mi auguro che ci sia qualcosa che renda tutto più tollerabile. Ci siamo, possiamo andare. Mi sento soddisfatto, direi. Allora, l'uscita. Cazzo è l'uscita? Cos'è che non c'entra nulla col gioco? Da quando sta lucina colorata qua, ogni tanto spengo le luci di proposito e metto dei colori rilassanti. Sapete che mi fa una differenza enorme? Cioè, stare con una lucina accesa, magari la sera mi stanca di più gli occhi. Se è spenta, chiaramente è un altro discorso. Però se voglio di un po' di luce, mettere una lucina così violacea, blu, mi rilassa un botto. Probabilmente invecchiando diventerò uno di quei Bauscia che si fanno la doccia con la cromoterapia. Che fai la doccia al buio con tutte le lucine. Sì, dai, la farfalla tanto mi porta a una cesta dove c'è dentro il chicco di peperoncino e l'uovo fritto. Non me ne frega un cazzo. Tu hai già lavorato, hai fatto cose, Sky? Vediamo. No, ho fatto ancora una sega. Andiamo su. Facciamo un bel po' di queste. Vai, così ne abbiamo 50. Questi li mettiamo tutti via. E poi dobbiamo farci un nuovo piccone. Verde. Che era verde legno flesso e artiglio delle sabbie. Artiglio è qui. Il legno flesso. Beh. Eccolo. A posto. Ragazzi, io direi che abbiamo fatto il nostro. Ci sarebbe un'ultimissima cosa da sistemare, ma non ho la più pallida voglia, non so se si dica, non ho voglia di farlo, ovvero sistemare le ceste. Mi limiterò quindi a spaccare queste e a spostarle. Ho spaccato il pavimento, vero? Sì. Mettiamo a posto il pavimento. Ho rifatto la sabbia dopo un po' e sono appena entrata nella vaniglia di sabbia. Solo che non mi fa muovere appena entro nel server. Cosa devo fare? Potrebbero esserci vari motivi. Versione sbagliata. Sei spawnata dentro un muro per qualche ragione o stai volando per qualche ragione? La versione 1.20.1 sarebbe meglio usare quella. Partirei da lì. Bene.
Direi che ci siamo. Domani quindi ci aspetta la creazione di tre nuove macchine, potenziamento della tavola e potenziamento del villaggio. Bananita, levati dal cazzo immediatamente. Poi in realtà una cosa che non ho citato è la funicolare. Non l'ho ancora finita, cioè non l'ho più rifatta, però oggi mentre giravo nel deserto ho farmato un po' di polvere da sparo. Quindi anche lì dovrei, spero, avere il tutto il necessario per poterla fare. E sì, il tavolo per le essenze lo faccio nel video. Domani faccio un videone dove creo un sacco di cose. Per oggi invece direi che la live è finita. Corlucente ne ho preso un casino, a voglia se mi basta. La live è finita, ci vediamo domani sera alle 20:30 con la prossima, domani col video di Lego Fortnite e nulla. Grazie per aver seguito. Buonanotte a tutti e vi saluto. Come? Così. Cazzo, no, è la spazzata, cringe. Vabbè, va bene. Buonanotte, a domani.